Quindi siamo a completo, è arrivato anche il segretario provinciale dei Noi Riformatori di Avellino, Raffaele Basile, e quindi possiamo informalmente, poi dopo sì, con calma ci sediamo e ne parliamo con più dovizia di particolari, informalmente intorno al fuoco bene augurale dell'Epifania. Esatto. Parliamo, continuiamo a discutere un poco delle problematiche che sono oggetto di questo incontro, cioè questo programma che si sta preparando per le prossime amministrative a Forino. Del 2014, sì. Che cosa propongono in particolare? Dopo, diciamo, dopo sentiremo pure il rappresentante dei socialisti di pace. Cosa propongono nell'immediato? Due o tre punti, non molti punti, i riformatori irpini. Allora, niente, innanzitutto di puntare sulla partecipazione popolare nelle liste e nel redigere poi il programma amministrativo per il 2014, e anche perché la politica deve essere un po' qualcosa che coinvolge tutti e non semplicemente alcune persone o chi alla fine è portatore di voti ma non di idee. Quindi noi cerchiamo appunto di mettere il cittadino al centro del programma elettorale che ci apprestiamo per le prossime elezioni, e di limitare al, se non escludere completamente, i protagonisti che ogni anno, ogni quattro anni, ogni si propongono, elettorale, si propongono senza avere nessuna conoscenza né del territorio né del sociale. Tu sei un imprenditore di Forino, una delle tue, le tue attività sta, una delle tue attività sta qui a Forino, un'altra a Mercato San Severino. Conosci bene la realtà giovanile. Di cosa ha bisogno il giovane di Forino? A parte il lavoro, insomma, in generale, e sul lavoro poi che proposte ci sono da fare? Ma innanzitutto Forino negli ultimi anni è diventato quasi un paese dormitorio. Quindi le attività commerciali come imprenditoriali iniziano a sparire, chi chiude, chi inizia a licenziare. Noi abbiamo sempre puntato, anche come persona e come azienda, all'occupazione giovanile. Cioè, i nostri dipendenti, ad esempio, sono tutti del posto, la stessa scelta abbiamo fatto al Mercato San Severino, quindi cerchiamo di valorizzare i giovani locali. Bene, bene. Allora, per quanto riguarda invece velocemente un replay delle proposte socialiste a Forino. E penso che voi queste le concorderemo insieme, però noi come socialisti ci teniamo a valorizzare soprattutto per quanto riguarda le montagne, i boschi, le risorse locali, le acque, è fondamentale, ripeto, è la cooperativa di servizi che ci permetterà di assumere e di valorizzare 20-30 famiglie di Forino. Sulla problematica pur essa molto sentita della costruzione di case in edilizia economica e popolare, come la vedete? Ecco, tutto ciò che viene e fa sviluppare appunto l'economia locale, l'occupazione e l'edilizia è importante. L'aumento anche delle persone residenti, per far sì che nessuno sia costretto a lasciare il paese ed andare nei paesi limitrofi oppure in città. Ecco, Forino deve diventare un paese vivo e non un paese dormitorio. Noi lo sosteniamo sempre da tempo. Quindi tutto ciò che viene e che si muove in questo senso, insomma, per noi è ben visto. Ecco, pure è benissimo la proposta appunto di creare occupazione sul posto, valorizzando quello che è poi il nostro patrimonio turistico e agricolo. E agricolo locale. Va bene, allora ci vediamo fra qualche minuto in un noto ristorante locale dove... Chiaramente, come si sa bene, tutti i salmi poi alla fine finiscono sempre in gloria. Buonasera. Buonasera.